Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi una comparazione un po' bastarda che però mi è stata fortemente richiesta. Perché dico che è un po' bastarda? Perché siamo qui per comparare due lenti che sono molto diverse per quanto riguarda la fascia di prezzo. Stiamo infatti parlando del 24-105mm della serie L e del 24-105mm non serie L. Stiamo parlando delle lenti RF per le mirrorless di Canon. Ora, queste due lenti hanno diversi punti in comune perché fondamentalmente condividono la lunghezza focale e anche come costruzione non siamo troppo distanti, perché se andiamo a toccacciarle ci rendiamo conto che come costruzione sono abbastanza simili. Come però saprete già se state guardando questo video, abbiamo delle significative differenze di prezzo e anche di performance. Comincio innanzitutto col raccontarvi come mai io ce le ho tutte e due, perché dovete sapere che Canon fondamentalmente mette fuori la maggior parte dei suoi kit per la mirrorless con questa lente. Quindi nel momento in cui ci troviamo a comprare una Canon RP, una Canon EOS R o anche una R5 o una R6, spesso ci troviamo il kit con questa lente inclusa. Questa è una cosa che secondo me un po' è folle, nel senso che nel momento in cui noi stiamo andando a comprare una Canon EOS RP ci sta anche, va anche bene. Nel momento in cui stiamo comprando una R6 o una Canon EOS R, mettere fuori un kit con questa lente secondo me non è una mossa particolarmente avveduta, ma per il semplice fatto che se io sto spendendo tanti soldi per avere una fotocamera mirrorless è molto probabile che vorrò anche un'ottima ottica. Sto spendendo veramente un sacco di soldi, quindi uscirmene con una lente kit come questa non è quello che voglio nella stragrande maggioranza dei casi, almeno per quanto mi riguarda. Dunque, che cosa succede? Siccome c'è penuria di materiali, c'è penuria di componenti, non si riesce a fare acquisti come una volta in questo periodo storico, quindi ci si deve anche un po' accontentare. Per cui che cosa succede? Che io vado a comprare la mia Canon EOS R ed è un kit, quindi è inclusa anche questa lente. Ora io cerco di fare buon viso a cattivo gioco, me ne torno a casa con questa lente e la provo, giustamente, perché comunque ce l'ho, è inclusa, l'ho già pagata, per cui la provo. La mia impressione è questa fondamentalmente: la lente è buona. Perché non è una cattiva lente? Non me la sento di dirvi che questa lente fa schifo, perché non è vero, questa lente è buona, anzi per quello che costa è molto buona, nel senso che è molto meglio di ottiche kit del passato. Questa è molto molto meglio del 18-135 che trovavamo su APS-C per esempio. È una lente che fa il suo lavoro, si difende. Inoltre ha una feature che è molto molto interessante, ovvero ha la possibilità di fare delle riprese sia video sia fotografiche in macro molto molto più spinte rispetto all'omologa di serie L. Infatti questa lente ha la possibilità di mettere a fuoco in macro a una distanza incredibilmente ridotta. Questa è una feature che la rende molto molto interessante e molto appetibile, per cui non mi sono fatto scoraggiare dal fatto che fosse inclusa nel kit, perché ovviamente c'era un sovrapprezzo, il body da solo sarebbe costato di meno, ma non mi sono lasciato scoraggiare per questo motivo, perché questa lente ha delle caratteristiche macro molto molto interessanti che mancano completamente sull'omologa di serie L. Per cui il mio ragionamento è stato: portati a casa il 24-105 non serie L, provalo, vedi come funziona, ti rendi anche un pochettino conto di quali sono i pro e i contro e poi valuti. Io ho valutato e sono tornato a casa con la serie L, ovviamente, ma sapevo che sarebbe finita così. Quindi, a parte la capacità macro che è molto molto interessante, perché questa lente per me non ha funzionato? Ve lo dico perché non ha funzionato per me, ma per un motivo semplicissimo: per molti di voi questa lente può essere la soluzione ideale. Quindi andiamo a vedere che cos'è che non ha funzionato per me. Fondamentalmente quello che non mi è piaciuto di questa lente è l'apertura variabile. Questa è una cosa che io non riesco più a tollerare. Da professionista io non riesco più a lavorare con delle lenti con apertura variabile, proprio non ce la faccio. Ovviamente da professionista, se mi dite il tuo obiettivo è lavorare con una lente con apertura variabile, dico va bene, lo faccio. Però se posso scegliere, se è una mia scelta, io non sceglierò mai più nella mia vita una lente con apertura variabile, perché mi introduce troppa variabile. Io non riesco a fare bene il mio lavoro se devo preoccuparmi o di mettere di default F8, così non devo più pensare all'apertura, oppure ogni volta devo correggere le impostazioni dell'esposizione, che comunque io lavoro prevalentemente in manuale, non sono uno che lavora in priorità, quindi non riesco a stare dietro anche a quella cosa lì con tutte le cose che mi devo ricordare durante uno shooting. Esistono dei casi in cui questa cosa viene tranquillamente bypassata, perché vi dico una stupidaggine: se sto facendo ritratto in studio questa lente va alla grande, e sapete perché? Perché in studio io scatto a F8.
Quindi questa lente va da f4 a f7.1, ma se io di default scatto a f8, il problema dell'apertura variabile viene completamente bypassato. Idem dicasi se sto scattando interni, perché anche lì si scatta f8 o f11, quello che è. Idem dicasi se sto scattando paesaggio, perché anche lì si scatta tra f8 e f11. Quindi esistono dei generi fotografici in cui il problema dell'apertura viene completamente bypassato. Per cui a questo punto io vi dico, se vi trovate a fare quei generi fotografici, questa lente può andare bene, perché il problema dell'apertura variabile viene completamente bypassato, quindi non abbiamo più quel grosso problema. Ne abbiamo altri per contro, ovvero abbiamo sicuramente delle performance ottiche che vanno a calare rispetto all'omologa di serie L, perché questa è una lente con gli attributi ed è una lente che ci darà uno sfocato migliore, anche se su questa lente di sfocato non ce n'è tanto, perché è un'apertura massima di f4, quindi lo sfocato non è una cosa per cui andiamo a prendere questa lente, non è questo il suo punto di forza. Però comunque sulla serie L è meglio, perché se andiamo sui 105 mm sul lato più lungo della lente rimaniamo a f4, mentre sulla versione non L andiamo a f7.1, quindi avremo meno sfocato, avremo una profondità di campo più espansa e avremo un'immagine più buia, perché abbiamo l'apertura variabile. Sempre per quanto riguarda le performance ottiche, avremo chiaramente una nitidezza migliore sulla versione L, avremo una nitidezza migliore sicuramente sui bordi, a tutte le lunghezze focali, a tutte le aperture. Mi pare di ricordare che a 24 mm la versione non L performa meglio come nitidezza nel centro, però poi sui bordi performa peggio, quindi diciamo che in realtà con la serie L andiamo via lisci, che saremo sempre più nitidi nel 90% dei casi. Comunque la serie L è un'ottica professionale, quindi è un'ottica di serie L di quelle belle, mettiamola così, quindi avrà sempre delle buone performance ottiche, mentre questa lente in certi punti lascia un po' a desiderare. A 24 mm la vignettatura è abbastanza importante e anche la distorsione è molto molto pronunciata, quindi questa è una lente che ha bisogno delle correzioni o in post produzione o direttamente in camera. Io odio le correzioni direttamente in camera, perché sono baked in, cioè sono già cotte dentro nella nostra immagine, non si può più tornare indietro, quindi io preferisco fare queste cose in post produzione. Però vi segnalo che questa è una lente che ha pesantemente bisogno di correzioni in post produzione, quindi non è una lente con cui si può pensare di dire pronti e stampare, pronti via. Mentre con la serie L io posso andare a un evento, fare le mie foto, fare RAW più JPEG e mandare i JPEG via WiFi direttamente su cellulare per Instagram in stampa o quello che è. Con questa versione sì, lo posso fare lo stesso, però vado a rischiare, perché soprattutto se ho scattato a 24 mm possono esserci dei problemi sia di distorsione sia di vignettatura. Oh ragazzi, non se ne accorge nessuno e lo sappiamo solo noi, però noi lo sappiamo, è un peccato. Detto questo, per quanto riguarda il resto delle features, più o meno le due lenti si equivalgono, anche nel senso che come materiali di costruzione siamo lì, come sensazione tenendole in mano la sensazione è molto simile, tolto ovviamente che la serie L è molto più pesante, è una lente molto più pesante, costruita sicuramente meglio e con ovviamente la tropicalizzazione in più, quindi è resistente a polvere e umidità, resistente entro certi limiti ovviamente, perché se la seppelliamo nella sabbia della spiaggia poi la troviamo piena di schifezze lo stesso. Però diciamo che la serie L possiamo usarla tranquillamente sotto una lieve pioggerellina e non si fa assolutamente niente, mentre con questa mi farei un pochino di problemi in più, perché anche se andiamo a vedere il barilotto tutto esteso qui, io non me la sento di dire che non ci saranno infiltrazioni d'acqua. È un po' un rischio che non voglio sperimentare, non voglio fare esperimenti in questo senso. Abbiamo una differenza anche di diametro ovviamente, perché la differenza di apertura risiede proprio nel differente diametro. Qui abbiamo un diametro di 67 mm, quindi è una lente un pochettino più piccola, ha un'apertura inferiore, mentre sulla serie L abbiamo il classico 77 mm. Questo è un colpo di genio da parte di Canon, vabbè, un colpo di genio un po' telefonato, però è giusto che sia così, perché tutte le mie lenti EF di serie L, quindi il 24-70, il 24-105, il 17-40, il 16-35, perfino il 17-55 APS-C, sono tutte da 77 mm come diametro, e questo è un colpo di genio, perché vuol dire che i miei filtri fotografici, quindi il mio polarizzatore circolare, i miei filtri ND, vanno ancora bene sulla lente di serie L. Questa è una genialata, perché
come dicevo, telefonata, non ci voleva tanto ad arrivarci, ma significa che perlomeno molte delle cose che usavo prima posso continuare a usarle su questo nuovo modello, quindi questo è un plus. Mentre se io vado a prendere questa versione devo procurarmi i filtri da 67. Questo è un po' seccante se usiamo i filtri, sto pensando soprattutto a quelli che fanno video, che hanno sicuramente bisogno di un filtro ND per certe situazioni. Questo è un po' seccante perché filtri da 67 ovviamente si trovano, però costano quasi come quelli da 77, perché comunque la dimensione è quella. Bisogna ricomprarseli tutti oppure usare degli adattatori, però io sconsiglio sempre di usare gli adattatori. I filtri già provocano dei problemi ottici se li mettiamo direttamente sulla lente, se usiamo anche l'adattatore i problemi aumentano, flare, riflessi eccetera eccetera vanno a peggiorare. Quindi se usiamo questa lente e utilizziamo dei filtri dobbiamo ricomprarceli, c'è poco da fare. Questo è un pochino seccante, ovviamente è un peccato. Comunque questa è una lente kit che non viene dichiarata come professionale, quindi secondo me ci sta come scelta, perché molta gente potrebbe rispondermi che i filtri non li usa, che fa solo fotografia, che magari usa solo il 105 mm ma lo usa comunque a f8 perché fa scatti in montagna di giorno. Quindi se il vostro caso è questo, se fate cose per cui scattate di giorno, c'è tanta luce, non avete bisogno dei filtri, questa lente va benissimo per i vostri bisogni. Ecco, la follia secondo me è abbinare questa lente a un corpo come la EOS R o la EOS R5 R6, soprattutto la R6 mi sembra di averla vista abbinata, la R5 forse non l'hanno fatta questa cosa. Però il punto è, io spendo tanti soldi per comprarmi un corpo macchina, non voglio una lente come questa, voglio una lente professionale. Abbinare un corpo professionale a una lente come questa secondo me significa inevitabilmente condannare il professionista a doversi comprare la serie L a parte. Ovviamente la scelta di Canon è chiara, io ti do un kit completo che costa di meno, con cui tu puoi lavorare, perché con questa puoi già lavorare. Quello che io trovo seccante, per cui sono immediatamente passato all'omologa di serie L, è proprio l'apertura variabile, perché per il resto vi dico, la nitidezza va bene su questa lente. Cioè io non vi faccio vedere test, non vi faccio vedere prove, perché io vi faccio vedere due immagini side by side tra la compressione di YouTube e il fatto che comunque le differenze sono veramente poche. Voi vedete due immagini side by side e dite, beh, sono identiche, cosa ci sta facendo vedere questo qua? Sono praticamente uguali, non si percepisce la differenza. L'unica cosa su cui si vede una differenza netta è un po' di vignettatura su questo. Chiaramente la nitidezza è un pochino diversa, però vi dico, se state facendo ritratto F8 non la vedete la differenza, è sostanzialmente uguale, comunque un po' di nitidezza gliela si può ridare in post produzione. Quindi per quanto riguarda la performance finale, alla fine cose vere in cui ci si accorge della differenza sono la vignettatura F4 che sulla serie L non c'è, la nitidezza secondo me non si nota, e comunque su questa si può aggiungere un po' di nitidezza in post produzione, non viene male. Un'altra cosa su cui si nota la differenza sono le luci puntiformi con le aperture un po' chiuse, quindi se stiamo scattando un paesaggio notturno cittadino magari e stiamo scattando a F8 F11 sulla serie L andremo a vedere che le luci puntiformi diventano delle belle stelle, belle aperte, mentre su questa versione non succede così tanto perché le lamelle non sono altrettanto belle e quindi non riusciamo a ottenere quell'effetto stella, non riusciamo a tenerlo così tanto e non è così otticamente gratificante. Questo può essere un piccolo contro se fate fotografia notturna. Un altro contro gigante stavolta se fate fotografia notturna è proprio l'apertura variabile, perché già stiamo parlando di una lente che non va bene per fare roba notturna. Se volete fare astrofotografia con questa, picchiate contro un palo, non è la lente giusta. Si può fare lo stesso, soprattutto se state usando una Canon EOS R6, perché lì sostanzialmente non vi dovete quasi più preoccupare degli ISO, perché è una camera che li regge molto bene. Però è un peccato comunque, che una camera che regge bene gli ISO, se gli mettevate un'ottica da f1.4 rendeva ancora meglio, mentre con un'ottica da f4, sì, camera con il corpo che si presta bene, però lo stiamo strangolando subito, quindi non è la lente adatta. Però detto questo, un'apertura di f4 costante funziona meglio di un'apertura che ti può diventare f7.1, quindi comunque se stiamo facendo roba notturna è meglio la serie L. Con questo quello che voglio dire è, la serie L è meglio sempre, è sempre meglio la serie L, perché ovvio costa di più, quindi fondamentalmente la serie L ha tutti i punti di forza tranne due. Le uniche due cose che mancano alla serie L sono la macro
e il prezzo, sono le uniche due cose su cui questa lente vince, perché per il resto la serie L vince su tutti i fronti, ma perché è ovvio, costa, mi sembra che costi tre volte tanto, cioè stiamo parlando di 500 euro contro 1500 più o meno, poi i prezzi cambiano, le offerte, mica le offerte, il negozio che costa di più, Amazon che costa di meno, però più o meno siamo lì, cioè la serie L costa tre volte tanto. Perché vale tre volte tanto? Perché ha delle features che sono tre volte tanto più potenti. Quindi abbiamo una migliore performance ottica, abbiamo l'apertura costante. Ah, giusto, mi sono dimenticato una cosa: abbiamo un anello in più. Perché sulla serie L abbiamo l'anello per lo zoom, l'anello per la messa a fuoco e poi abbiamo un anello supplementare che possiamo impostare. Quindi è un anello che è personalizzabile nei menu. Quindi possiamo decidere, per esempio, che quell'anello in più regola gli ISO. Possiamo decidere che quell'anello in più regola il bilanciamento del bianco, possiamo decidere noi cosa fargli fare. Personalmente lo trovo molto molto figo, perché avere la possibilità con un anello di gestire gli ISO, se sto facendo una cosa dove devo cambiare gli ISO molto spesso, o l'apertura, se è per quello, io potrei dirgli che voglio cambiare l'apertura con quell'anello. Questo è molto molto figo e mi riporta alle fotocamere vecchie, perché voi dovete sapere che io ho iniziato a fotografare quando c'era la pellicola ancora, per cui io mi ricordo delle macchine fotografiche tutte di metallo, dei corpi macchina tozzi e brutti, dove si andava a cambiare l'apertura con un anello. Quindi il fatto di poter tornare a fare così, il fatto di poter tornare a dire apro tutto, chiudo tutto con un anello, a me piace molto. Vi dico la verità, non l'ho ancora impostato l'anello, non gli ho ancora detto che cosa deve fare sulla mia Canon EOS R, perché utilizzandola sempre rigata, utilizzandola sempre dentro un cage o su un cavalletto, alla fine sono cose che non uso perché le setto e poi rimangono quelle. Durante un video la mia apertura è sempre quella, durante un video i miei ISO non cambiano, durante un video la mia temperatura colore, il white balance non cambia, quindi non gli ho ancora attribuito una funzione. Però dovessi usarla, e prima o poi succederà, perché prima o poi mi prenderò magari una R6 per fare foto, quindi la possibilità di gestirmi magari l'apertura con un anello mi piace molto. Su questa serie non c'è, ovvero abbiamo due anelli, uno è per lo zoom e l'altro è sì personalizzabile, però è uno solo, per cui o decido che è per la messa a fuoco o decido che è per il diaframma, e uno esclude l'altro. Quindi nel momento in cui io gli dico che deve essere per l'apertura, non posso più usarlo per mettere a fuoco in manuale. Questo di nuovo è un po' seccante, ovviamente ognuno deve far fronte a quelle che sono le proprie esigenze e le proprie tasche, quindi se questa lente va bene per le vostre tasche e non vi interessa magari la messa a fuoco a mano perché mettete sempre a fuoco in automatico e potete abbinare tranquillamente l'apertura o gli ISO a quest'anello, siete a posto, siete a cavallo. Il problema è se avete delle esigenze specifiche, magari più professionali, perché nel momento in cui avete delle esigenze un pochino più mirate, questa è una lente magari che non è che vi delude, perché comunque come performance il lavoro lo porta a casa, però vi fa sempre rimanere lì con il pensiero di dire potevo avere di più, potevo fare meglio, potevo. Ed è un peccato rimanere con un potevo. Io non voglio un potevo, io voglio i fatti proprio. E quindi questa è la lente per me, perché questa, la serie L, è una lente con cui non c'è compromesso. Sì, certo, c'è il compromesso nel senso che dici magari il bokeh non è il massimo. Se volevi il bokeh ti prendevi 85 mm f1.2, quello è. Lì spendevi altri 2500 euro, ti prendevi un'altra lente in grado di fare quella cosa lì. Però per quanto riguarda questa lunghezza focale che stiamo comparando, la serie L non ha sostanzialmente compromessi, nel senso che ha un'ottima performance a tutte le lunghezze focali, a tutte le aperture, un'ottima nitidezza, un ottimo contrasto. Questa lente semplicemente funziona, è interessante, molto interessante per la questione macro, è interessante perché comunque è stabilizzata anche questa, quindi è una lente comunque che funziona. Il mio parere finale, professionalmente prendete la serie L, perché professionalmente doversi ricordare che avete anche l'apertura variabile per me no, e comunque dover anche scendere a compromessi col fatto che se scattiamo a 105 mm siamo a f7.1, quindi se scattiamo a 24 mm possiamo tenere gli ISO più bassi magari, e invece se scattiamo a 105 mm non possiamo più tenere gli ISO bassi, li dobbiamo alzare. A quel punto ci troviamo a dire non scatto più a 105 perché se no devo alzare gli ISO, e quindi cioè o rinuncio alla qualità e alla gamma dinamica perché alzo gli ISO, oppure rinuncio a parte della mia lunghezza focale perché non ci vado più a 105
105 mm perché dico ogni volta che vado a 105 diventa tutto buio, allora non lo uso nemmeno più, mi fermo a 35. Capite che non va bene. Professionalmente io non posso avere questo pensiero mentre scatto e devo essere sereno. Cioè ci sono mille cose che possono andare storte durante uno shooting, mille. Questa non deve essere una di quelle. Quindi per quanto mi riguarda professionalmente, no. Se avete preso la vostra Canon EOS R o la vostra RP, meglio ancora con questa lente, o se invece avete fatto la follia di prendere una Canon EOS R6 con questo kit, ma la state usando semplicemente per fare foto di viaggio per voi stessi o per fare qualsiasi altra cosa ma non professionale, dove non dovete rendere conto a un cliente incazzato ma dovete soltanto essere contenti voi, allora va bene. Allora a quel punto va bene, perché siete consci di quello che avete pagato. Magari avete speso una barca di soldi per la R6 e avete speso un po' meno per le lenti, avete preso solo questa che è un tuttofare. Su un corpo come la R6 gli ISO sono tollerati, perché comunque quello è un corpo che li regge, che è una corazzata gli ISO, quindi va bene. Ogni volta che farete una foto, ogni volta che farete un video, sarete solamente voi a sapere che potevate avere qualcosina di più. Ma poi parliamoci chiaro, se io sto usando questa lente e poi posto le foto su Instagram non si vedrà nessuna differenza, ma nessuna, perché la differenza si vede se io ingrandisco a 100%, a 200%, allora mi rendo conto e dico ah sì, la serie L è più nitida, ma altrimenti non si vede, Quindi se stiamo lavorando per Instagram, dico lavorando, ma se siamo amatori e stiamo scattando per Instagram, se siamo amatori e stiamo scattando per Facebook, Pinterest, un altro social, non si vede la differenza, non si vede assolutamente. Il distinguo è proprio quello: se siamo professionisti, serie L, se siamo amatori, questa va benissimo, perché comunque se siamo amatori e il nostro target di riferimento è Instagram, la differenza non si nota più sotto nessun punto di vista, perché colori, gamma dinamica un po' li recuperiamo con la nostra post produzione, soprattutto se abbiamo un bel body come la R6. Per quanto riguarda la nitidezza, su Instagram non si vede la nitidezza, cioè non possiamo ingrandire, se ingrandiamo sgrana, quindi non si vede più quella cosa lì. Da quel punto di vista, se siete degli amatori, io vi consiglio questa, semplicemente perché costa meno. Poi, siete degli amatori evoluti, volete fare fotografia notturna bene, volete fare tutta una serie di cose con delle performance più alte, con una qualità ottica migliore, nessuno vi vieta di andare su questa bestia qui, perché questa è molto meglio, però costa di più, quindi sono scelte che dobbiamo chiaramente soppesare. Con questo io non ho molto altro da dirvi, perché comunque queste sono due buone lenti, sono due lenti con cui mi sono trovato bene su entrambe, tant'è che ve la dico tutta, io questa non la vendo, perché questa qui la tengo così, ma questa io credo che la userò su altri corpi macchina che andrò a prendere nel tempo. Avere due ottiche RF a me non dispiace per niente. Per esempio io sto tenendo d'occhio Canon EOS R7, sto cercando di vedere se qualche negozio mi dà disponibilità, se arriva nei negozi, e voglio vedere com'è la compatibilità con questo tipo di lenti, perché mi risulta che EOS R7 le accetti tutte le lenti, quindi piuttosto che andarmi a prendere la lente kit che sarà un f3.5/5.6, sarà un 18-50, una roba del genere, io preferisco di gran lunga montargli questa, è una lente migliore, quindi preferisco, vado a perdere qualcosina sul grandangolo, vado a recuperare tantissimo in zoom, e su una camera come quella ci sta tutta la vita. Quindi non sono tanto per venderla questa, anche perché una lente da 500 euro, la vendi, ci fai 100 euro, quindi non mi interessa venderla, mi interessa farla fruttare, però visto che l'ho pagata. Quindi nel momento in cui dovessi andare a prendere una R7 o una R10, sicuramente questa qua finisce sopra quella camera lì, ma lì ci sta, perché una PSC con una lente kit ci sta. Onestamente non me la sento di dirvi che andiamo a comprare una fotocamera PSC e le montiamo sopra una lente da 3500 euro, non me la sento di dirvi questa cosa, quindi no. Però una lente come questa su una camera come quella secondo me ci sta un gran bene, quindi sono curioso anche di vedere come performa questa accoppiata, questa combinazione, su cui vi aggiornerò, perché prima o poi succederà una cosa del genere. Detto questo, io non ho molto altro da dirvi su queste due lenti, ricordatevi solamente questo: fate conto sulle vostre tasche, perché ovviamente non posso dirvi di prendere la lente più costosa, ognuno ha le sue esigenze, magari la lente più costosa non è nelle vostre tasche, fate affidamento sulle vostre tasche per capire qual è la lente adatta a voi, tenete conto ovviamente che la serie L è migliore, vi darà di più, tenete conto che magari non vi serve, perché se scattate sempre a f8 non vi serve la serie L, e se non vi serve una particolare nitidezza specialmente sui bordi non vi serve la serie L. Magari fotografate solo fiori in macro, se fotografate solo fiori in macro
è meglio questa, perché la nitidezza nel centro, più o meno siamo lì, questa vi dà la possibilità di avvicinarvi di più in macro e costa di meno, quindi dipende proprio da cosa dovete fare. Per la maggior parte delle cose è meglio la serie L, però esistono alcuni casi dove le differenze veramente non sussistono. Detto questo, se avete dubbi o domande, io vi aspetto nei commenti, perché se state pensando di prendere una delle due e mi volete chiedere, io la voglio usare per fare questo, va bene o non va bene, scrivetemelo sotto in un commento, così vi faccio sapere. Sarà anche interessante vedere per cosa la usate, perché io la uso solo per fare video questa fotocamera. Adesso chiaramente non la sto usando, perché per farvela vedere devo avercela in mano, quindi sto usando la EOS M50, però normalmente io la uso per fare video, quindi la uso quasi sempre a 70 mm e la uso in posizione statica o comunque rigata o comunque in cage, la uso solo per fare video. Sarei curioso di vedere per cosa la usate voi, per cosa usereste voi una lente di questo tipo, per cui fatemi sapere in un commento se siete indecisi, se la state per comprare, per cosa propendete, se la trovate, perché io ho fatto fatica a trovarla la serie L, sempre perché mancano le componenti eccetera eccetera, per cui ho dovuto aspettare e sono dovuto andare in un negozio bello lontano per trovarla, perché non si trovava, per cui sono andato in un negozio fuori Milano molto ben fornito, Foto Ottica Zanichelli, e un negozio molto molto fornito che non è frequentatissimo perché è fuori Milano, quindi non c'è il giro di gente che c'è magari da FCF a Milano o da Foto Amatore a Milano, quindi c'era meno giro e un pochettino di pezzi erano rimasti in giacenza, per cui ho trovato quest'ottica e me la sono comprata al volo. Comunque ho fatto fatica a trovarla, quindi fatemi sapere anche questo, fatemi sapere se la trovate. Detto questo, io credo di avervi detto veramente tutto quello che c'era da dire su queste due lenti. Se ho dimenticato qualcosa, se volete qualche approfondimento su qualcosa, fatemelo sapere in un commento. Iscrivetevi anche a questo canale perché ci saranno ulteriori aggiornamenti. Ovviamente la mia strumentazione cambia negli anni, per cui anche gli unboxing finti che vi vado a fare, che questo non è un unboxing, ma anche le recensioni continueranno negli anni, perché io continuerò a prendermi delle cose per proseguire con il mio lavoro. Vi farò anche vedere delle esperienze sul campo, quindi se volete vedere come performano queste lenti fatemelo sapere, perché io ho delle cose documentate, delle performance documentate di tutto quello che vi faccio vedere, però sono titubante a mettermi lì a prepararne una perché non so mai qual è il reale interesse, perché vedo che comunque i video in cui si fa vedere la mercanzia vanno molto, i video in cui si fa vedere come si usa la mercanzia vanno molto di meno. La maggior parte degli utenti da casa sembra essere molto più interessata a vedere com'è la scocca della lente piuttosto che a vederne le reali performance, e soprattutto piuttosto che a imparare come si usano. La maggior parte degli utenti sembra essere molto più interessata a come si presenta la mercanzia piuttosto che a padroneggiarla. Quindi se questo non dovesse essere il vostro caso, se invece volete vedere come si utilizza una certa strumentazione, se invece volete vedere qual è la performance, fatemelo sapere, così mi taro anch'io in base a quelli che sono i vostri gusti. Signori, con questo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video.